Con chi vuoi proseguire? Contessa, non me ne voglia. Sa che io per Francesco ho un debole. Ma lo so. Benissimo. Tommaso si mette accanto a Francesco. Ma lo so. Pierpaolo. Io, Francesco, non me ne volere, ma... No, ma sono in passato, lo so, se non me ne... Se non so cazzo. Lo so benissimo. Andrea. Io voglio bene alla contessa, ma Francesco è una persona anche speciale qui per me, molto. Spostiamoci. State un po' più separati che voglio vedere bene gli schieramenti. Spostiamoci. Piano Lanca, vieni. Enoch. Francesca, che ti voglio bene. Ma Patrizia. Non devi giustificare. Passiamo alle donne. Diciamo che adesso finora siamo in parità, eh? Cioè con Francesco, Tommaso e Andrea, con la contessa e i suoi due valletti, Pierpaolo e Enoch. Finora niente di nuovo, verrebbe da dire. Saranno ancora una volta le donne a scompaginare gli equilibri della casa. E cominciamo da Giulia. Usti, cosa facciamo qua? Dai, mi metto da te, Patrizia, ti do il guanto. Ma già ti ho fatto pace. Ma facciamo già, il guanto della pace. Ma già l'abbiamo fatta, dai. Mica adesso. Alfonso, l'abbiamo già fatta pace io e Giulia. Ma hai dato della scema, però. Beh, l'hai nominata. Che c'è. Vabbè. Scema ci sta, mica ti ho detto un insulto. Tommy! Dica! Tommy! Sì! Ti ha stupito questa mossa della Salemi? Ma guarda, la volevo qua accanto a me, però va bene, Giulia. Vabbè, amore, se c'eri tu venivo da sei te. Sei nominata. Amore, grazie. No, ma vai. Capisci? Ciappa su e porta a capo, come si dice a Milano. Sì. Stefania, è il tuo turno. Beh, io vado, Patrizio lo sa, vado dalla parte di Francesco. Ci mancherebbe altro, dopo quello che vi siete dette.